La vita non va mai come la pianifichi, ma ci sono dei momenti in cui riesci a vedere le conseguenze del non aver cambiato ciò che ti sta facendo male. Quando mi sveglio, provo subito un dolore intollerabile. Ogni osso del mio corpo mi dice di tornare a letto. È tremendo. Mi sento come in trappola, perché è così difficile anche solo muovermi. Provo così tanto dolore. Non riesco a stare in piedi a lungo. Ma la cosa più difficile da sopportare è la mia pancia. È diventata così pesante che ormai mi intralcia nel fare tutto. Anche entrare e uscire dalla doccia è uno sforzo. Ormai non entro quasi più nella doccia e ogni volta mi manca il fiato. Il mio corpo mi fa sentire in trappola. E di rado mi capita di guardarmi nuda allo specchio. Nessuno dovrebbe avere un corpo così. Vivere in questo corpo è una sofferenza. L'odio. Non c'è un'altra parola per descriverlo se non odio. Ma la colpa è soltanto mia. Il cibo è sempre stata una droga per me. E so che è la mia dipendenza che mi ucciderà. Quando inizio la giornata, non vedo l'ora di mangiare. Ok, tesoro, ora te lo mando su. Va bene. Mio padre riempie un vassoio e me lo manda su, così non devo scendere fino all'ora di colazione. Nikki ha sempre avuto problemi con la sua dipendenza dal cibo. Ci sono state molte volte in cui le ho parlato delle sue abitudini alimentari. Ma Nikki mi ha detto: il cibo è l'unica cosa su cui ho il pieno controllo e mi fa male se continui a parlarmene. Alla fine ho detto: ok, sai una cosa? Non mi importa. Quindi le do quello che vuole. So bene che mangio troppo, ma il cibo mi rende felice. E mi sento più a mio agio e serena quando mangio da sola. Perché così non c'è nessuno che mi giudica. È la mia via di fuga. Abbiamo notato, sin da quando era piccola, che Nikki voleva certe cose e le voleva subito. Ha imparato presto a comandarci a bacchetta. Sotto molti aspetti ci prendiamo cura di Nikki come se fosse un'invalida. E me lo sono chiesto così tante volte. Che differenza c'è fra essere permissivi e aiutare? Quando sono permissivo e quando la sto aiutando? Non so quale sia la risposta. So solo che sto perdendo mia figlia un chilo alla volta. Perché... sì, perché è già diventata una persona diversa sotto tanti aspetti. E non è più la ragazza dinamica che era. E questo mi spezza il cuore. Ero una bambina felice, ma so che ho iniziato a mettere su peso quando avevo 4 anni. E quando ho compiuto 10 anni ormai pesavo 63 chili. È allora che ho iniziato a capire che non ero come tutti gli altri.
E non entravo bene nel banco a scuola come la compagna seduta accanto a me. Avevo sempre un'espressione felice, ma dentro di me sentivo che non andava bene così. I miei genitori hanno fatto forse centinaia di tentativi per aiutarmi a perdere peso e per me era così triste e deprimente. Una parte di me pensava: che cosa ho di sbagliato? Smettetela di provare a cambiarmi. Nikki ha provato un sacco di modi diversi per perdere peso e funzionavano per un po', ma poi finiva lì. Mi sentivo un fallimento e non ero in grado di essere la figlia che mia madre avrebbe voluto. Nikki e sua madre hanno avuto quello che si potrebbe definire un rapporto burrascoso. Ho due sorelle e un fratello. Ma sin da bambina sentivo di essere una delusione per mia madre. Io e Nikki non eravamo così unite, non avevamo quel legame stretto. A volte mi diceva: mamma, passi più tempo con Heidi o passi più tempo con Courtney? Ed era molto gelosa di questo. Quando ero alla scuola media, le mie sorelle si sono sposate a distanza di 6 mesi l'una dall'altra e dopo sono venuti i primi nipoti e mia madre era così rapita e entusiasta per quello che stava succedendo che il nostro rapporto è peggiorato ulteriormente. Mi sentivo quasi invisibile e questo giustificava le mie spedizioni in cucina per mangiare. Quando mi sono diplomata al liceo pesavo quasi 136 kg e ho continuato ad aumentare. Quando ho lasciato l'università avevo raggiunto i 226 kg e l'ultima volta che mi sono pesata è stato un anno fa. Pesavo 288 kg. Ora non ho idea di quale sia il mio peso. Com'è? Perfetto. Dopo l'università, sono tornata a casa con mia madre, mio padre e mio fratello Chris, perché vivere da sola sarebbe troppo difficile. Chris ha una paralisi cerebrale, ma per molti aspetti lui è adesso molto più autonomo di me. So che è un'affermazione pesante. Lui è nato con questa condizione, io invece me la posso solo prendere con me stessa. Credo che i miei genitori si preoccupino probabilmente più di me che di Chris. E questo mi fa sentire in colpa. Sento che gli sto togliendo qualcosa. Dovrei anch'io prendermi cura di lui. Se lo merita.